Gli uomini hanno creduto che nulla potesse guastare l'equilibrio del pianeta Terra. Solo da poco abbiamo cominciato a capire che le nostre attività danneggiano il pianeta e che le risorse naturali della Terra si esauriscono rapidamente. Inoltre, gli uomini del passato non potevano immaginare che dalla metà del Novecento la popolazione della Terra avrebbe cominciato ad aumentare in modo smisurato. Oggi siamo quasi 7 miliardi, siamo tanti e le risorse stanno finendo e ancora non siamo abbastanza attenti alla salute del pianeta. Attorno alla Terra, l'aria circola dentro un grande involucro chiamato atmosfera. È un involucro ben organizzato, al suo interno l'aria è gradevole e leggermente umida. Tutto questo grazie ai gas che trattengono la parte del calore che il Sole ci manda. Si tratta dell'effetto serra, un fenomeno naturale e senza non ci sarebbero le condizioni per vivere sul nostro pianeta. Ma l'equilibrio è molto fragile, l'atmosfera non ama essere sbilanciata, non le piacciono né po le polveri che la irritano né i gas che la riscaldano troppo. Il problema è che l'attività umana sta emettendo troppi gas e l'atmosfera della Terra è ammalata. Ha la febbre, lo strato di ozono è stato danneggiato. Nell'ozono si è creato un buco che fa penetrare i raggi ultravioletti provenienti dal Sole. Raggi che hanno già cominciato a causare danni al clima terrestre, alla salute degli uomini, degli animali e della natura. Gli uomini, per le loro attività, hanno bisogno di avere molta energia, che fa funzionare tutti i macchinari come auto, luce e riscaldamento, di cui non possono più fare a meno. Le fonti di energia che vengono usate dagli uomini derivano tutte dalla natura e possono essere di due tipi: fonti rinnovabili e fonti non rinnovabili. Le fonti rinnovabili sono sole, acqua, vento, fuoco, biomasse. Le fonti non rinnovabili sono gas, petrolio, carbone. Il problema è che il nostro stile di vita, pieno di comodità e sprechi, ci spinge a consumare sempre più energia. L'energia che usiamo noi deriva per il 90% da fonti non rinnovabili. Questo tipo di fonti, oltre al fatto che stanno per esaurirsi, noi le dobbiamo trasformare per poterle utilizzare. E nella trasformazione emettiamo tantissima anidride carbonica, chiamata CO2, che inquina tantissimo, in modo smisurato, l'ambiente e l'atmosfera. Per questo motivo il nostro pianeta ha bisogno di un aiuto urgente. Tante persone se ne sono accorte e hanno iniziato a lavorare per guarire la Terra. Il 24 giugno a Bruxelles, il sindaco di Alba, Maurizio Marello, ha firmato il patto dei sindaci. Alba, la nostra città, si impegna a ridurre del 20% le emissioni di anidride carbonica, CO2, entro il 2020. A questo patto hanno aderito 1.600 città, fra cui 20 capitali europee. Allora, che cosa possiamo fare noi per contribuire ogni giorno a ridurre le emissioni di CO2? Usare lampadine a basso consumo. Comprare prodotti con pochi imballaggi. Fare la raccolta differenziata. Usare un'auto per più persone. Andare a piedi o in bicicletta e usare i mezzi pubblici.
Usare elettrodomestici a pieno carico. Spegnere le luci e non lasciare gli apparecchi in stand-by. Chiudere il rubinetto mentre ci si insapona o ci si lava i denti. Regolare la temperatura del riscaldamento a 20 gradi. Comprare frutta e verdura a chilometro zero.